L'associazionismo si muove molto sul territorio di Francavilla Fontana, soprattutto quello relativo al volontariato. Questa è una sorta di bilancio di fine anno. Io volevo comunque ringraziare pubblicamente i dirigenti scolastici delle scuole superiori dello scientifico, della ragioneria e del liceo classico che hanno permesso per il secondo appuntamento annuale la raccolta dei fondi di un totale di 725 euro del progetto Donaci un euro, aiutaci a dare nuova speranza a tante famiglie. Con questi soldi andremo insieme ai rappresentanti di istituto nei prossimi giorni a fare la spesa e insieme a loro stessi, nella massima trasparenza, daremo pacchi viveri a molte famiglie di Francavilla Fontana. Ma a parte questo, il 5 noi volontari abbiamo fatto comunque la nostra colletta alimentare, ne facciamo 4 appuntamenti annuali, che ci ha permesso comunque di raccogliere altri viveri e tutti insieme saranno donati poi a queste famiglie che ci vengono segnalate dai servizi sociali, ma anche da ogni singolo utente. Questa conferenza stampa di stamattina sta a testimoniare l'impegno dell'associazionismo sul territorio e soprattutto, lo dicevamo prima, il bisogno delle famiglie che cresce. Sì, da una parte il valore assoluto dell'associazionismo e soprattutto in questa fase critica per l'economia, per le famiglie in difficoltà, e dall'altra il valore assoluto della solidarietà. E anche l'altro giorno mi è fatto piacere partecipare ad un pranzo organizzato dall'Anteas, proprio dedicato agli anziani soli. Io penso che il concetto di cittadinanza attiva deve riempirsi di contenuti concreti e testimonianze di questo genere. Mi fa molto piacere che anche l'associazione della signora Altavilla, è vero, abbia in questi giorni organizzato questa colletta alimentare che servirà ad alleviare, sia pure minimamente, i bisogni delle famiglie in difficoltà. Sicuramente un'iniziativa importante, un'iniziativa che dà spessore e valore al mondo del volontariato francavillese, che bene si radica in quel contesto di solidarietà che la città deve avvertire come senso primario, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica, in questo periodo in cui approcciamo alla santissima festa del Natale. L'associazione ben guidata da Anna Rosa Altavilla si distingue da anni ormai sul territorio per questo genere di iniziative di solidarietà concreta. Questo è il momento in cui si deve passare dalle parole ai fatti e bene fa Anna Rosa con tutte le sue volontarie, con tutto il mondo che ruota intorno alla sua associazione e con la solidarietà espressa da tutti i cittadini francavillesi attraverso la colletta alimentare a espletare questo genere di iniziative, perché Francavilla si può distinguere nel sociale con atti e fatti concreti, come fanno in maniera veramente magistrale, con il mio plauso, Anna Rosa e tutte quelle associazioni di volontariato che si occupano di sociale negli atti e nei fatti in maniera concreta.